Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Dopo un'attesa che sembrava interminabile, il momento clou di Uomini e Donne ha finalmente avuto luogo, lasciando i fan del programma col fiato sospeso. In una giornata ricca di emozioni, Brando e Frickian ha scelto di aprire il suo cuore davanti alle telecamere, mettendo fine al trillo di attese e speculazioni. Tra Beatrice e Raffaella, due corteggiatrici che da tempo cercavano di conquistare la sua attenzione e desideravano una chiara dichiarazione, è stata Raffaella Squatto a trionfare, conquistando il cuore del tronista con una sincerità che ha fatto breccia. La scelta non è stata facile. Brando infatti aveva già tentato di prendere una decisione la settimana precedente, salvo poi ritrarsi in extremis durante la registrazione, in un clima di tensione palpabile. Questa volta però le incertezze sono state messe da parte. Con un gesto carico di emozione, ha dichiarato di aver seguito il cuore più che la ragione, scegliendo Raffaella. L'annuncio ha scatenato una tempesta di baci, sigillando una promessa d'amore al cospetto di un pubblico incredulo. La rivelazione ha sorpreso tutti, inclusa Maria De Filippi e gli spettatori, che fino all'ultimo avevano creduto in un esito diverso. Beatrice Dorsi, la corteggiatrice non scelta, è stata sopraffatta dall'emozione, riversando lacrime di delusione. Nonostante il dolore, ha trovato la forza di esprimere comprensione e affetto verso Brando, dimostrando una maturità che ha toccato il cuore di molti. Mentre i social esplodono di reazioni, con una folla di sostenitori che esulta per la vittoria di Raffaella, anche Beatrice non manca di fan pronti a sostenerla, auspicando che possa presto tornare sul trono, questa volta come protagonista. La storia di Uomini e Donne si arricchisce così di un nuovo capitolo, tra cuori infranti e amori nascenti, in attesa di scoprire che cosa riserverà il futuro a questi giovani cuori ardenti. Che ne pensate? Condividete la scelta di Brando? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!